L'isola dei famosi 2018, Raz torna sulle spiagge di Caio Cocchinos. Nella terza puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, potrebbe ritornare il vincitore della scorsa edizione. Ben ritrovati con un nuovissimo appuntamento dedicato alla 13ª edizione del popolare programma televisivo L'Isola dei Famosi 2018. Come tutti sapete stasera, cioè lunedì 5 febbraio sulla rete Ammiraglia Mediaset andrà in onda il terzo appuntamento di questo reality, che si preannuncia come molto interessante, in quanto la conduttrice Alessia Marcuzzi dovrà chiarire il polverone sollevato dall'ex naufraga Avenger lo scorso lunedì. Vi anticipiamo che, nelle ultime ore, sul web, è circolata un'indiscrezione sorprendente. Due naufraghi rischiano di essere squalificati. Se non avete avuto modo di vedere la seconda puntata di questo programma, vi ricordiamo che Avenger, prima di essere eliminata, ha fatto delle accuse pesanti nei confronti di Francesco Monte. In particolare, secondo l'attrice a luci rosse, il modello pugliese avrebbe fumato marijuana nella villa situata in Honduras, in cui hanno vissuto tutti i concorrenti prima dell'inizio ufficiale del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Riguardo a ciò, vi comunichiamo che in questi giorni Alberto Dandolo sul sito Dagospia ha rivelato che, oltre all'ex tronista, anche la naufraga Nadia Rinaldi sarebbe a rischio espulsione, e non solo a lei, visto che il giornalista ha aggiunto che sarebbero coinvolti anche un membro della produzione e un'altra persona, che ha un ruolo fondamentale nella trasmissione. Anticipazioni del terzo appuntamento serale. Ci teniamo a comunicarvi che, al momento, non sappiamo se la produzione dell'Isola dei Famosi deciderà di espellere Francesco Monte e Nadia Rinaldi, oltre ai due membri dello staff. Non è ancora finita perché, come vi abbiamo anticipato nella parte iniziale di questo articolo, è in arrivo una clamorosa novità per i telespettatori. In particolare, secondo le ultime notizie, nel corso della terza puntata sulle spiagge di Caio Cocchinos potrebbero arrivare due nuovi concorrenti, di cui ancora non si conosce l'identità. Inoltre vi comunichiamo che in questi giorni negli studi di Cologno Monzese è stato avvistato Raz Degan, cioè il vincitore della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo aver letto questa notizia, moltissimi utenti sui social network hanno ipotizzato che l'ex modello israeliano potrebbe ritornare nel format con un ruolo inedito. Se volete sapere quale sarà il responso di Mediaset, vi consigliamo di non perdere i prossimi aggiornamenti.